pronto per cominciare una gara che ha le premesse di essere un match interessantissimo fra due delle migliori squadre di questa competizione, ovvero la squadra di calcetto e la cantera, che finora sicuramente ci hanno mostrato grandissime cose, soprattutto lo scontro fra i due bomberissimi nonché membri dello staff. Apicele e Trinchillo, si aspetta soltanto il fischio d'inizio. Buon calcio a tutti in questa gara emozionantissima. Rapido, la grande occasione. Variale combina con Cristiano Valmancino. Palla fuori di un soffio. Attenzione, Variale, vede Santoro, attenzione Santoro alla sinistra. Convece ancora al centro. Combinazione perfetta fra Variale e Santoro. Arriva il gol dell'1-0. Firmato proprio da Nicola Variale. Calcio di punizione. Va Vitucci, la risposta ai Lombardi. Poi raccolto da Cristiano, cerca Variale, facile facile, ma Lombardi si supera con una parata da tiro ravvicinatissimo, incredibile. Variale, vede Apicella, c'è Santoro al centro, Apicella prova a sorprendere il portiere, Guetta è vigile, dice no. La palla a cercare Vitucci, lo scambio col no look, incredibile. Attenzione, palla per Apicella, porta vuota. Se lo divora, tira di prima, non se l'aspettava forse. Poteva fare sicuramente di meglio. Santoro, Variale, porta sguarnita, Barbieri recupera. E lotta con Variale che gliela soffia al limite dell'area, calcia e trova Guetta a negargli la gioia della doppietta. Ma efficace l'intervento dell'estremo difensore, palla recuperata poi da Variale, c'è Santoro, c'è anche Apicella, ha servito quest'ultimo, un po' di fortuna, la palla arriva e viene giocata per Santoro che se lo divora. Platealmente ed incredibilmente era un gol. Vitucci ancora col tacco, serve Barbieri che riesce a fornire un assist a Cristiano per l'1-1. Il tiro di Barbieri si trasforma in un passaggio vincente, tutto da rifare, parità. Numero i danni di Iorio, porta ancora palla, combina con Apicella e trova Santoro che sbaglia anche questa. Che sta succedendo a Lolo Santoro oggi? Sembra il Napoli danese. Il destro là fuori, Guetta non la vede neanche partire forse. Tornano in vantaggio gli uomini della cantera, gol di danese 2-1. Chiede Variale, compagna danese, poi al centro ancora Variale, doppietta personale 3-1. Gioca bene la cantera, ma e segna c'è una menna. Menna per Santoro, che gol di Apicella, ma soprattutto che intelligenza di Santoro che da metri zero fornisce un assist perfetto per il colpo di testa di Apicella, che di certo non vanta di una grande statura, ma comunque di testa è sempre stato bravo. Segna 4-1, palla giocata per Barbieri. Cristiano rientra, c'è sul mancino, non lo prova. Riesce a giocarla per Vitucci che riesce a battere al secondo tentativo Lombardi che si sta immolando quest'oggi, 4-2. Questo io non lo sapevo fare. Apicella punta l'uomo, manda il bar Vitucci, poi va con il destro e poi va al Reale, colpisce il palo a botta sicura. Variale prolunga per Danese, attenzione Danese, la gioca dentro, metta fuori, finisce così la prima frazione di gioco, parziale di 4-2, davvero una bella partita, peccato per l'infortunio di Trinchillo. Torniamo in diretta dal 4-2 a favore della cantera, di questo bel match, la Sanazzaro Arena. Ultimo match, nonché il più importante, con Vitucci che accorcia ulteriormente le distanze. Il 4-3, adesso tutto è possibile. Partita ancora apertissima. Lancio di profondità, Apicella ancora di testa, la traversa e poi realizza il gol del 5-3, la doppietta personale. Noi ci teniamo a ripeterlo, che nonostante la statura non delle più alte, le prende tutte lui, da sempre. Vitucci servito male a Barbieri,
Apicella, attenzione, c'è il Santoro sul secondo palo, si inserisce Santoro, calcio e finalmente trova la rete personale dopo vari errori davanti alla porta. Questa volta non sbaglia, va a segnare il 6-3 per la cantera. Apicella, errore difensivo, madornale, realizza facilmente il 7-3. Così ce ne andiamo. Attenzione, Barriale supera l'uomo, gioca al centro, c'è Barbieri, poi Cristiano, Barriale, Lombardi, una parata eccezionale. E il gol di Barriale, facile facile, l'appoggio che vale l'8-3, partita chiusa ormai da tempo. Attenzione a Santoro, c'è Apicella, viene servito, va arrivare, si muove sulle spalle. Apicella, che parata di Guetta. Allora, sul secondo palo, Vitucci, prova sforbiciata, Lombardi allontana. Apicella, attenzione, c'è Santoro libero. E la deviazione sfortunata di Iorio. Va del 9-3. Finisce qui con la vittoria per 9-3 della cantera. Buon Juventus Napoli a tutti.